Per quello che riguarda i candidati della Lega, no, ma non penso che nessuno, neanche il senatore Borghi, se si parla di questo, abbia attaccato il presidente Mattarella. Io mi sono letto poi il tweet del senatore Borghi. Il senatore Borghi ha fatto un ragionamento di logica. C'è un presidente della Repubblica che io e la Lega stimano e rispettano, perché c'è una Repubblica. Se la Repubblica fosse svuotata, come qualcuno vorrebbe, di tutte le sue competenze nel nome della pseudo-sovranità europea, senza Repubblica non c'è un Presidente della Repubblica. Fortunatamente questo governo, e la Lega sicuramente, non ha nessuna intenzione di cedere a Bruxelles neanche mezzo centimetro quadro di territorio, di sovranità o di competenza. Quindi, anzi, il Presidente della Repubblica è il custode della nostra Costituzione e della sovranità italiana. Popolo è sovrano e l'Italia ripudia la guerra, quindi nessuna polemica col Quirinale, semmai polemica con quelli che vorrebbero svendere pezzi d'Italia, spiagge italiane, stalle italiane, negozi italiani o fabbriche italiane al miglior offerente, questo sì. Così come alle ultime elezioni politiche si sentiva un'aria non positiva e gli italiani non ci hanno perdonato la fase di governo con Draghi, con PD e con i 5 Stelle, non l'hanno capita e ci hanno balostato. Siamo entrati in quel governo dal primo partito e ci siamo usciti ammaccati, e mi era ben chiaro. Mi è altrettanto ben chiaro adesso che la Lega avrà un ottimo risultato, il che non è una buona notizia per Matteo Salvini, che continua a fare il segretario della Lega. È una buona notizia per gli italiani che credono in valori come pace, benessere e lavoro. Poi io mi sono impegnato a fare tutti i congressi entro la fine di questo anno e li faremo. Ho ancora energia, voglia, idee, determinazione, passione di alzarmi la mattina presto e andare a letto la sera tardi, quindi non ho ancora nessuna intenzione di farmi da parte. Verrà un giorno, fra qualche anno, anche perché ho due figli, ho una famiglia, ho delle passioni, ho degli amici.